Allora, buonasera, benvenuti alle anticipazioni del TG della 7. Dunque, l'apertura è dedicata alla legge elettorale. Perché? Perché effettivamente dopo anni di chiacchiere, di immobilismo, pare veramente che ora si stia, come dire, spingendo sull'acceleratore. Sentiremo dunque a questo proposito le parole della Presidente della Camera Boldrini, vedremo poi come il deputato del PD Giachetti, che aveva fatto del cambio del Porcellum la sua battaglia personale, abbia di fatto interrotto il suo sciopero della fame che durava da oltre 2 mesi. Matteo Renzi si dice soddisfatto, si prepara all'Assemblea nazionale di domani, in cui peraltro pare verranno presentate alcune proposte che riguardano il taglio delle province e poi i rimborsi. Intanto però l'Italia, lo sappiamo, è alle prese con la crisi economica. Oggi l'Istat ha diffuso nuovi drammatici dati che riguardano quella fascia di età fra i 15 e i 35 anni e non sono buone notizie. Vedremo poi come oggi si siano svolte manifestazioni un po' in tutta Italia. Hanno iniziato i sindacati unitari, che hanno fatto una sit-in davanti Montecitorio per protestare contro la legge di stabilità, ma poi ci sono state manifestazioni, alcune finite male, un po' in tutta Italia, dei centri sociali, degli studenti, dell'ultradestra, e in 3 città, Venezia, Torino e Roma, ci sono state cariche della polizia e arresti. Continuano poi le iniziative, sia pure oggi un po' sottotono, del Movimento 9 dicembre, il cosiddetto Movimento dei Forconi. Vedremo come sia stata annunciata una manifestazione nazionale per mercoledì prossimo a Roma. Affermano, porteremo i tir nella capitale, mentre continuano comunque, lo vedremo, i timori, soprattutto da parte di alcune forze politiche, di infiltrazioni all'interno di questo movimento. Poi ci sono molte notizie che provengono dall'estero, notizie internazionali. Parleremo ad esempio della Cina, perché che cosa è successo? È successo che questo paese, questo grande paese, è il terzo, dopo gli Stati Uniti e l'ex allora Unione Sovietica, ad aver mandato una sonda sullo spazio, sulla Luna. Quindi c'è stato un atterraggio morbido che è avvenuto proprio oggi. Vedremo quindi come questo paese sia ormai all'avanguardia anche per quanto riguarda i sistemi di guida intelligenti, l'elettronica, l'alta elettronica. E poi naturalmente andremo a vedere la situazione in Sudafrica, dove ci si sta preparando alla grande manifestazione che domani darà l'addio a Nelson Mandela. Tutto questo fra 30 secondi. Inizieremo il nostro telegiornale con i titoli del TG. Sull'urgenza di riformare la legge elettorale, la Presidente della Camera Boldrini avverte: è una priorità assoluta. Dopo 68 giorni di protesta, il deputato PD Giachetti riconosce che qualcosa si muove, interrompe lo sciopero della fame. Renzi promette una proposta per domani all'Assemblea PD di Milano. Berlusconi invita a tornare al Mattarellum. Casini invita a non fare trabocchetti. Alfano assicura sia una legge maggioritaria. Intanto sindacati in piazza, uniti contro la legge di stabilità, con cortei in tutta Italia. CGIL, CISL e UIL puntano il dito sulle misure del governo. Letta, così com'è la legge non serve all'Italia, affermano. Invocano emendamenti in modo che le risorse vadano al taglio delle tasse per favorire l'occupazione. La rabbia di piazza non si placa. A Torino scontri tra polizia e studenti che avevano lanciato vernice sui muri della regione. 4 feriti e 3 indagati. A Venezia manifestano i No Global. A Roma scontri nel corteo di Casa Pound. Arrestato il vice del gruppo di destra. E la protesta dei Forconi convoca una manifestazione per il 18 dicembre a Roma. Gli statistici la chiamano generazione perduta, sono gli under 35. L'Istat conferma: nel nostro paese ci sono quasi 4 milioni di cittadini di età fra i 15 e i 34 anni in attesa di un futuro di lavoro che non arriva. Vivono in maggioranza nel sud, nel tempo della crisi economica peggiore che l'Occidente ricordi dal 29 in poi, aumentano al ritmo di 300.000 a trimestre. Dopo USA e Unione Sovietica, anche la Cina mette in piedi sulla Luna. 37 anni dopo l'interruzione di altre missioni spaziali simili, la sonda U2, lanciata il 2 dicembre scorso dalla nuova potenza mondiale, approda sul suolo lunare. In codice si chiama Operazione Coniglio di Giada e comincia a inviare le immagini dal nostro satellite e informazioni scientifiche.
Allora, buonasera, benvenuti al TG della 7. Dunque, sulla legge elettorale passata, lo sapete, da Palazzo Madama a Montecitorio, dopo di anni di chiacchiere, di immobilismo, si comincia, pare, a fare sul serio. C'è pieno accordo con la Presidente Grasso, con il Presidente Grasso, afferma la Presidente della Camera Boldrini, sottolineando comunque al contempo la necessità dell'urgenza, e se ne è detto convinto anche il deputato del PD, Giachetti, che sulla riforma della legge aveva iniziato, lo diciamo prima, una sua battaglia personale e che ha interrotto uno sciopero della fame, il suo sciopero della fame che era durato 68 giorni. Vediamo. Un'emergenza assoluta, così Laura Boldrini, presidente della Camera, definisce la riforma della legge elettorale appena passata da Palazzo Madama a Montecitorio. Un passaggio delle consegne suggellato dall'incontro di due giorni fa con il collega del Senato Grasso, ma non è stato uno scippo, dice Boldrini. Abbiamo deciso in pieno accordo perché alla Camera sembrano esserci ora le condizioni più favorevoli per uscire dallo stallo. E che la riforma ora sia portata di mano dimostra il fatto che oggi Roberto Giachetti, vicepresidente renziano della Camera, abbia deciso di interrompere lo sciopero della fame, iniziato 68 giorni fa proprio per chiedere la fine del porcellum. E non è un caso che alla conferenza stampa, convocata nella sede PD per l'annuncio della fine dello sciopero, abbia voluto essere presente anche Matteo Renzi. Domani a Milano, all'Assemblea Nazionale del Partito, assumerà formalmente la carica di segretario PD, ma nella sua prima settimana al vertice del partito si registrano il passaggio alla Camera della riforma elettorale e il decreto sull'abolizione dei rimborsi elettorali. Quest'ultimo un blitz di Enrico Letta, oggi in visita in Libano, che non ha voluto lasciare tutta la scena al neo segretario che sul tema soldi ai partiti aveva annunciato per domani una sorpresa per Grillo. La farà lo stesso, dicendo che il suo PD rinuncerà da subito ai rimborsi che ancora gli spettano, probabilmente non a tutti ma ad una parte consistente. E domani a Milano ci sarà anche Enrico Letta. Nonostante le buone intenzioni espresse in pubblico, il duello tra premier e segretario è nei fatti e la legge elettorale sarà un campo di battaglia forse decisivo, perché senza intesa la maggioranza rischia. Io penso che ci debba essere la maggioranza di governo. Se dentro la maggioranza di governo qualcuno ha intenzione di non fare la legge elettorale, purtroppo dovrà rinunciare a questa aspettativa. Casini teme invece che sulla legge elettorale il PD voglia tenersi le mani libere. Chiediamo che ci si chiarisca le idee, perché noi vogliamo dare una mano a governare il Paese. Non ci vogliamo apprestare a una campagna elettorale lunga 6 mesi di trabocchetti reciproci tra alleati. Questo non serve all'Italia. Non a caso Berlusconi, che sente profumo di elezioni, propone a sorpresa il ritorno al Mattarellum. Basta cancellare completamente la legge attuale e si torna a quella precedente. Ci vogliono pochi mesi, dice il leader di Forza Italia. Una soluzione che può trovare d'accordo anche Alfano, che non ha mai nascosto l'intenzione di ritrovarsi alle urne, alleato con il Cavaliere. Noi vogliamo una legge elettorale che salvi il bipolarismo. Noi ci siamo affezionati all'idea che si sta di qua o si sta di là. Ecco, ma è anche sulla legge di stabilità che alla fine, lo sapete, si vedrà, si giocherà la tenuta del governo. Peraltro allo studio in queste ore c'è un pacchetto di emendamenti all'attenzione della Commissione Bilancio della Camera, ma a protestare in queste ore sono anche e soprattutto i sindacati, protestano per i contenuti di questa legge, la legge di stabilità che affermano così com'è fatta non serve all'Italia. E oggi ci sono state numerose manifestazioni in tutta Italia, la più importante davanti a Montecitorio, a Roma. Erano migliaia i lavoratori scesi oggi in piazza ai presidi regionali organizzati da CGIL, CISL e UIL per protestare contro la legge di stabilità in fase di approvazione alla Camera. Una manovra che, così come i sindacati confederali giudicano, per usare un eufemismo, poco efficace. Questa legge di stabilità non determina quello shock dell'economia che invece sarebbe necessario, ma si colloca nella continuità con gli anni precedenti che, come abbiamo visto, hanno determinato sempre più recessioni. Meno tasse e più lavoro è lo slogan che condensa gli argomenti di una protesta che oggi ha avuto il fulcro in piazza Montecitorio, dove erano presenti i segretari generali dei 3 sindacati confederali che insieme a Confindustria hanno incontrato il viceministro dell'economia Stefano Fassina. Tema della conversazione, la messa a punto dell'emendamento che destinerebbe automaticamente le risorse recuperate da lotta all'evasione e spending review alla riduzione del cuneo fiscale. Una proposta che, nonostante lo scetticismo del ministro Saccomanni, che vorrebbe utilizzare una parte di quel denaro per ridurre il debito pubblico che allarma l'Europa, ha già l'ok del premier Letta.
sarà contenuta nel pacchetto di emendamenti alla ex finanziaria che relatore e governo presenteranno in queste ore alla Commissione Bilancio della Camera, che proprio in attesa di riceverlo ha momentaneamente sospeso l'esame del testo andato avanti ieri fino a notte fonda, con alcune novità. La più importante è l'approvazione della cosiddetta web tax, da qualcuno detta Google Tax, un provvedimento che impone ai soggetti passivi che acquistano servizi online di comperarli da titolari di partita IVA italiana. In pratica obbligherebbe i giganti della rete a pagare le tasse anche in Italia, ponendo fine a quel vantaggio ricevuto dal godere invece di fiscalità privilegiate, grazie a società poste in paesi dove si paga molto, molto meno. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che, come scrive anche il settimanale americano Forbes, potrebbe contravvenire alle norme europee. Sempre ieri è arrivato l'ok della Commissione alla rivalutazione delle pensioni tra i 1.500 e i 2.000 euro mensili fino al 95% contro il 90% previsto dal Senato, mentre giovedì era stato dato il via libera al divieto di pagamento in contanti degli affitti per permetterne la tracciabilità. La novità di giornata è invece l'approvazione di una norma anti-evasione del PD sulle transazioni che riguardano gli atleti professionisti. Nel mirino ci sono i calciatori e i loro procuratori, con il 15% dei compensi destinati a questi ultimi, considerato parte extra dello stipendio complessivo del giocatore e dunque tassabile. Novità anche di un certo rilievo, ma restano dubbi se possano bastare a cambiare il volto della manovra. Il mondo sindacale, un'altra fetta di Italia, scesa in piazza oggi, fetta di Italia totalmente diversa da quella dei forconi, chiede più coraggio su fisco e occupazione. Le piazze sono piene di lavoratori di CGIL, CISL e UIL che dicono cosa vogliono. Ci sono altre piazze, dice Susanna Camusso prendendone le distanze, in cui si protesta e nelle quali non si capisce che cosa vogliano. Ma la crisi che, come tutti sappiamo, sta colpendo il nostro paese, l'Italia, sta comunque provocando uno stato di tensione, una tensione palpabile, qualche volta non si avverte, altre volte sì. Oggi è stata una di quelle giornate, ad esempio in almeno 3 città italiane dove ci sono state delle manifestazioni, manifestazioni di sigle, simboli e segni diversi, ad esempio quello degli studenti, quelli dei centri sociali, quelli dell'ultradestra. Ci sono stati momenti di tensione con scontri con le forze dell'ordine, arresti e contatti. Ad esempio a Torino, Venezia e lo vedremo a Roma. La tregua dei forconi, la rabbia degli studenti e degli antagonisti, il blitz dell'estrema destra. Doveva essere un sabato tranquillo, la protesta del movimento che da una settimana sta paralizzando le città si ferma in attesa della manifestazione a Roma la settimana prossima e in molte piazze scoppiano le altre rivolte. A Venezia era previsto un corteo dei militanti di Forza Nuova. Gli antagonisti vogliono fermare la manifestazione, interviene la polizia, fumogeni e bombe carta. Gli agenti, in assetto antisommossa, caricano e il caos. Scene di guerriglia urbana in Piazzale Roma, il punto d'accesso per la città dove molte persone in attesa degli autobus scappano. Il ponte di Calatrava viene chiuso ai turisti per qualche ora. Ci sono feriti sia tra i manifestanti che tra le forze dell'ordine. Il vice dirigente della Digos viene colpito alla testa da un sanpietrino, 2 i fermati. Va meglio a Milano, dove nel primo pomeriggio un corteo di studenti antagonisti parte dalla piazza di fronte al teatro alla Scala, diretto in piazza Fontana. Ma la situazione non degenera, come succede invece nella città, epicentro della protesta dei forconi in questi giorni, Torino. In piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte, circa 300 studenti si uniscono alla manifestazione dei sindacati contro la legge di stabilità. Protestano per il diritto allo studio, ma anche contro il governatore Roberto Cota, indagato per i rimborsi illeciti. Lanciano uova e palloncini pieni di vernice colorata contro la regione. La polizia cerca di allontanarli, anche usando i manganelli. 4 feriti, 2 tra i manifestanti, 2 tra gli agenti del reparto mobile e 7 giovani vengono indagati per imbrattamento e resistenza pubblico ufficiale. Per il 6° giorno consecutivo Torino vive momenti di tensione e rabbia. Una rabbia che si sfoga ancora in serata quando un gruppo di attivisti notav davanti al carcere delle Vallette manifesta per chiedere la liberazione dei 4 anarchici arrestati lunedì scorso per l'assalto al cantiere di Chiomonte a maggio. Un cordone di agenti presidia i cancelli. Momenti di tensione anche a Roma, dove nel primo pomeriggio gli attivisti di Casa Pound, il gruppo di estrema destra che appoggia il movimento dei forconi, tentano un blitz nella sede della rappresentanza in Italia dell'UE in via 4 novembre. Provano a sostituire la bandiera dell'Unione Europea col tricolore. Sulla Scala si arrampica il vicepresidente del gruppo, Simone Di Stefano, che in serata viene arrestato per furto pluriaggravato. Ecco, ma a protestare in questi giorni, lo sappiamo, c'è anche il Movimento 9 Dicembre, il cosiddetto Movimento dei Forconi, che peraltro hanno annunciato
Vedremo se ciò avverrà per mercoledì prossimo, un'importante manifestazione nazionale. Hanno detto verremo con i nostri tir, se così avverrà c'è da aspettarsi la paralisi della capitale. Una protesta che va ascoltata, afferma in queste ore Silvio Berlusconi, mentre da più parti arrivano comunque paure, le attenzioni, perché le possibili infiltrazioni pericolose di chi si dice ha solo interesse a gettare benzina sul fuoco. Vediamo. Questa crisi, questa rivolta dei forconi è un sintomo grave di una crisi vera e ha delle ragioni profonde. Silvio Berlusconi, nel corso di una telefonata ad una sede di Forza Italia, rilancia la sua attenzione al movimento dei forconi. Dopo il dietrofront di due giorni fa, con l'incontro annunciato e poi disdetto con una loro delegazione, l'ex presidente del Consiglio invita il governo: ascoltate le voci della protesta. Ma un appello a non strumentalizzare quanto accade nelle piazze d'Italia arriva dal presidente della Camera, Boldrini. Il malessere ha tante, tante ragioni. Credo che il compito della politica e delle istituzioni sia ora più che mai di ascoltarle quelle ragioni. Quello che però non serve, ed anzi fa danni enormi, molto gravi, è gettare benzina sul fuoco di questa rabbia. Interviene anche il Presidente del Senato. Io conosco quelli che sono i loro problemi, dice Grasso, e quindi io penso che si possa cercare di cambiare al più presto e migliorare una situazione che è diventata insostenibile. Le istituzioni, aggiunge il Presidente, devono fare tutto il possibile veramente per poter far ripartire questa Italia. Dal governo il ministro per le politiche agricole mette in guardia circa la protesta. Prima di parlare di forconi come rappresentanti del popolo, avverte la De Girolamo, sarei molto cauta. Abbiamo segnali che ci inducono a parlare con molta attenzione dei forconi e di chi è in piazza in queste settimane. Certo, ci sono persone in sofferenza, ma questo non è tutto. Ancora più allarmato il commento di Federica Mogherini, componente della nuova segreteria PD. Con l'episodio dell'attacco di oggi a Roma contro la sede delle istituzioni europee, spiega Mogherini, diventa evidente che la protesta dei forconi rischia di divenire un cavallo di Troia per violenti e persone che strumentalizzano il disagio. Si sta creando una spirale pericolosa, il movimento guardi al suo interno e faccia pulizia. Vendola invece invita il governo ad affrontare in un unico modo il popolo dei forconi, dando risposte alla giustizia sociale. Ma da uno dei leader del movimento, Danilo Calvani, arriva un messaggio di chiusura totale. Il governo ci ha convocati, rigettiamo l'invito ed escludiamo qualsiasi trattativa. E anche oggi non ha fatto mancare, come sempre, la sua voce invece Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, che ribadisce ancora il suo no a cosa? Qualsiasi alleanza con l'ex PDL, il PD e l'attuale Forza Italia. Partiti, afferma Grillo, scrivendo sul suo blog, che sono colpevoli di aver provocato l'attuale sfacelo del Paese. E poi scrive ancora, ma Silvio Berlusconi, che è stato condannato, deve poter continuare a mantenere le sue tre concessioni televisive? Sentiamo. Cita Goebbels, il ministro della propaganda nazista, ripetete una bugia un milione di volte e diventerà una verità, si dichiara fieramente populista, né di destra né di sinistra, assicura che non ci sarà nessuna alleanza con i partiti dello sfacelo, PD, ex PDL, Forza Italia, e lancia un interrogativo inquietante. Chi è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, Berlusconi, può rimanere concessionario delle frequenze nazionali per le reti televisive? Si attendono risposte, dice il blog del sabato pomeriggio di Beppe Grillo, che alle accuse sulle liste di proscrizione dei giornalisti risponde a schiaffoni. E ce n'è per tutti, da Matteo Renzi, che era già stato accolto ad Arcore appena eletto sindaco di Firenze, agli esponenti del PD e a quelli del nuovo centrodestra, che non sono imbecilli, ma non sono neppure menti raffinatissime. Però sono mentitori, pagati per confondere e depistare. Perché se Berlusconi è fuori dal Parlamento è solo grazie ai 5 Stelle. Senza il Movimento 5 Stelle Berlusconi sarebbe ancora al suo posto. Ma adesso, denuncia Grillo, con una capovolta Berlusconi diventa nostro alleato all'opposizione. Ma quale opposizione? Avete dimenticato che per evitare la decadenza della Cancellieri Forza Italia ha votato con PD e Nuovo Centrodestra? Ma smentire queste balle fa venire il latte alle ginocchia e discutere con degli imbecilli ti fa passare per imbecille. E quindi l'unica strada è quella del fiero populismo. Se una legge è buona, i 5 Stelle la votano. Se non è buona, non la votano. Chiunque la proponga e chiunque la voti. Come dire, l'essenzialità della politica.